Cicoria Catalogna lessata, poi facciamo un composto di uova, formaggio a pecorino grattugiato, della scorza di limone, sale e pepe. Cominciamo a preparare la Catalogna, la tagliamo a pezzi e la andiamo a lessare. Mi raccomando di lessarla poca, perché poi continuerà la cottura insieme all'agnello, quindi solo una scottata. Si debbono utilizzare delle parti meno nobili dei secondi tagli. Qui abbiamo una punta di petto, abbiamo della spalla, pezzi così. Questi pezzi li andrò a rosolare. Nella rosolatura io preferisco massaggiare la carne con l'olio e non mettere l'olio nella pentola calda. Intanto rischiamo di bruciarlo e quindi dare un cattivo sapore alla pietanza, e poi qui di grassi ne abbiamo già abbastanza e ce n'è questi dell'agnello, quindi l'olio meno ne mettiamo e meglio è. Preferisco piuttosto un po' crudo dopo la fine, ecco. Quindi io la vado a massaggiare. Altra cosa importante, non salare mai la carne prima della cottura, altrimenti fa l'acqua e diventa secca. Fare il composto aglio rosmarino, questo qui basta già, questo qua. Ok. Andiamo a fare un'altra prelavorazione, che è poi quella finale, dove vanno le uova, è come fare una frittata, ecco. Poi ci mettiamo il pecorino grattugiato. Se è troppo forte per i vostri gusti potete mischiare parmigiano e pecorino, mezzo e mezzo, però la ricetta originale
e solo di parmigiano. Appena appena un po' di pepe, macinato sempre al momento. Ok. E poi andiamo ad aggiungere, abbiamo del limone, mi raccomando, naturale, andiamo a mettere solo la parte gialla, mi raccomando solo la parte gialla, perché è lì che ci sono gli oli essenziali. Nella parte bianca aggiungiamo dell'amaro che non abbiamo bisogno e la parte interna è molto acida, non ha bisogno di acidire il nostro piatto. Ecco qua. Possiamo mettere anche tutto questo limone, è profumatissimo, buonissimo, adesso siamo anche in stagione. Ok, e quindi andiamo a fare come la frittata. Anche qua non ho aggiunto sale, alla fine lo aggiungiamo poi nella cottura, aggiungiamo del sale. Ricordate, ho fatto la carne, l'ho massaggiata con l'olio, non mettere l'olio lì dentro se non brucia, e come ho detto aggiungiamo troppi grassi a un piatto già grasso. Ecco qua, andiamo, la rosolatura è importantissima, aggiunge sapore al piatto. Mi raccomando, pentola sempre molto 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 calda. È assolutamente senza olio. Sentite? Va benissimo così. E abbiamo raccolto tutto l'olio. Adesso facciamo rosolare. Andiamo ancora. Facciamo andare con calma. Sale niente, ricordiamoci, niente sale, se no il sale in cottura fa venire fuori l'acqua e quando viene fuori l'acqua dalla carne diventa stopposa. Allora, stiamo completando la rosolatura, guardare, e guardiamo anche quanto olio è venuto giù, nonostante l'abbiamo solo massaggiata. A questo punto andiamo a mettere il composto di aglio e rosmarino, lo mettiamo adesso così non brucia, se lo mettevamo prima bruciava, ok? Mettiamo qua e facciamo andare, facciamo rosolare leggermente anche questa parte. Ok, a questo punto andiamo ad aggiungere dell'acqua fino a coprire. Ok, una volta coperto, quando andiamo a bollore abbassiamo la fiamma ed è importante che la cottura sia molto lenta da questo punto in avanti, quindi a bollore abbassiamo e cottura lenta, tre quarti d'ora. Adesso andiamo ad aggiungere la Catalogna scottata, non lessata del tutto, scottata, ecco, andiamo ad aggiungere il composto. Diciamo che a questo punto gli ingredienti sono tutti cotti, dobbiamo solo farla bollire un po' per amalgamare i sapori. Come dicevo, questo è un piatto esclusivo di questa zona qua, della nostra zona, ha dei piatti similari, è l'agnello cacio e pepe, oppure c'è la fricassea che è un altro piatto simile, che è del nord Italia, ma il buono di questa, la particolarità di questo piatto è amalgamare l'equilibrio di sapori tra l'amaro e il dolce. Naturalmente ci sono anche delle varianti, ci sono le varianti con gli asparagi selvatici quando siamo in tempo, con i rampacioni, che è un altro prodotto esclusivo delle nostre zone. Ho anche delle erbette di campo, i classici cicorriello de campagna che chiamano qua, i cacigni, oppure
o i mariuolo, queste cose. Insomma, l'importante è mantenere l'equilibrio amaro-dolce. Abbiamo amalgamato i sapori, perché tutto era, come dicevo, era già cotto, ha bisogno solo di bollire un po' insieme e amalgamare i sapori. A questo punto andiamo a finire il piatto e aggiungiamo il composto, uova, formaggio grattugiato, pecorino grattugiato e scorza di limone. E mettiamo il tutto. Ok, aspettiamo che cuoce l'uovo. Allora, abbiamo terminato la cottura, andiamo a impiattare, mettiamo un crostino di pane, poi andiamo a mettere della verdura. Dei pezzetti di carne. Il piatto è pronto per il servizio. Abbiniamo questo piatto a un fantastico vino rosso, Chablis della cantina Planissimo di Volturino, Orgoglio di Volturino, e un vitigno di Primitivo. Buon appetito! Vi aspettiamo a Volturino!